Carlo Campione, coordinatore del Polo Civico di Caltanissetta e presidente della Commissione Bilancio al Consiglio Comunale, interviene per quanto riguarda la predisposizione del bilancio di previsione. È inutile nascondere che comunque con la sospensione per un anno del ragioniere generale Bernardo qualche problema al Comune si è creato. Qual è la sua proposta? Certamente questo crea dei problemi, però noi vogliamo trarre tutto ciò che ci può essere di positivo da questo oscuramento dell'attività di bilancio e non soltanto. L'ufficio è paralizzato, stiamo intervenendo con delle soluzioni tampone, cercando di coinvolgere qualche ragioniere generale delle province vicine, cosa che avverrà al più presto, ma al di là di questo è forse opportuno azzerare tutto. Eravamo in procinto, ecco, l'assessore Pastorello stava lavorando sul bilancio, noi diciamo basta, dato che abbiamo questo problema, questa paralisi, e allora la prima cosa che dobbiamo fare, usciamo le carte, in maniera tale che il bilancio venga per la prima volta, forse, non lo so se questo è positivo o negativo, è fatto conoscere a tutti. Innanzitutto noi stiamo facendo una riunione di maggioranza dove, ecco, chiederemo esattamente a tutti gli alleati di maggioranza come vogliamo lavorare con questo bilancio. Lo stesso faremo con gli altri consiglieri, ma lo stesso vogliamo fare conoscere la città. La città deve cominciare a conoscere cos'è un bilancio, quali sono le entrate e quali sono le uscite. Sono piccole cose, nulla di che poi sono in prospettiva di quel bilancio partecipativo che noi abbiamo sempre. Ma come pensate di farlo? Come pensate di fare conoscere alla gente il bilancio? Cioè di farla partecipare? Certamente, si tratta soltanto di scoperchiare le carte e allora cominciare a fare conoscere, dire guarda, le entrate sono queste, i trasferimenti sono questi, questi non c'erano stati. Puoi parlare in maniera molto semplice con le persone per dire la città si amministra con questi soldi, come vogliamo organizzarci? Questa è utopia e ce ne rendiamo conto, però questo passo in avanti lo possiamo fare proprio oggi. Quindi per il bilancio le propone di azzerare tutto? Sì, di ricominciare tutto da capo. Il Movimento 5 Stelle ha firmato la mozione di sfiducia redatta dai consiglieri Bellavia, Bruzzaniti e Maira. Cosa pensa lei di questa mozione? Anzi, andrà avanti oppure no? Ma guardi, la mozione di sfiducia è un modo per dire che la città, ecco, soffre probabilmente. Io non so fino a che punto si avrà la forza di portarla avanti. Oggettivamente credo che non abbiamo nulla da temere se cominciamo a lavorare per la città. Questo ce ne rendiamo conto e l'abbiamo chiaro. Poi i consiglieri possono fare quello che vogliono. L'importante è, ecco, che noi siamo coesi in un obiettivo chiaro, che è la città. Qualche problema c'è, ma dobbiamo risolverlo.